uno sguardo oltre il confine, cioè cominciamo, andiamo all'estero. Cosa succede? Allora, quando Adeo si comprò a Castorama, tutto il mercato fu scosso, perché era un mercato sbilanciato, concentrato, bene, non siamo più soli, perché sempre quest'estate Kingfisher ha avanzato una proposta di acquisto nei confronti di Monsieur Bricolage, che è il terzo partner, il terzo attore sul mercato francese. I maggiori azionisti hanno dato il via libera, adesso è tutto nelle mani dell'antitrust, ma come vedete da questa tabella, cioè, si assiste a questo punto ad una concentrazione altissima, perché i primi due gruppi fanno il 76% del mercato, cioè gli altri sono veramente praticamente briciole. Un mercato, lo ricordo, quello francese, che è rappresentato nella stragrande maggioranza dalla grande distribuzione, a differenza di qua. Per cui anche in questo caso è sicuramente un segnale di quello che sta succedendo in Europa. Quindi concentrazione da una parte, ma è concentrazione che non vuol dire solo acquisizione, ma vuol dire anche ritirarsi laddove si è più forti. Non è un caso, ad esempio, che Leroy Merlin chiude punti vendita in Turchia e si rafforza in Romania, dove già aveva dei punti vendita, e li compra una quindicina da Baumax. Hobby stesso si ritira dalla Romania e si intensifica in Russia, dove già aveva dichiarato degli intenti di sviluppo. Cioè, si espande. Kingfisher, abbiamo visto, compra questo bricolage, ovviamente dopo aver messo a posto i conti, adesso comincia ad ampliare. Ed è sbarcata anche in Germania. L'ha fatto con 4 punti vendita. Sappiamo che Strutis era una formula di grandissimo successo, di vendita soprattutto a catalogo una volta, adesso anche di vendita di turbo e-commerce con un proprio sito, e ovviamente ha prontato un proprio sito. Questa è un'altra particolarità, l'e-commerce nel nostro settore. Quindi molte insegne hanno aperto un loro portale e-commerce, ma non dimentichiamoci che stanno cominciando a nascere invece dei specialisti puri dell'online, e vi ho portato 2 esempi. Il primo mi ha fatto simpatia, si chiama Brico Privé, che si ispira ad un altro portale che fa altre vendite, però è interessante, guardate, perché vende prodotti di marca con sconti che partono dal 40% in poi, e si comporta come tutti gli altri portali di vendita flash, quindi newsletter, pagamento con carta di credito, assistenza, reso, e il suo fondatore, Ue, dichiara 1 milione di iscritti. Più invece titolato, l'altro, quello di fianco, che è bathroom.com, che invece ha una sua storia, perché è probabilmente un pioniere, perché è online dal 2004. 2 coniugi che si sono inventati questo portale. Prima nasce come semplice commercializzazione di prodotti per il bagno, nasce addirittura solo per gli specchi, pensate, ma negli anni si è avuto talmente tanto successo che si è dedicato a linee proprie, cioè adesso è diventato un produttore, peraltro ha stretto una collaborazione con un designer italiano che disegna le linee, ha una sua produzione che prima era in Cina, adesso del 5% addirittura è stato riallocato in Gran Bretagna, e il suo amministratore delegato, che è anche proprietario, Jan Monk, ha dichiarato che dopo lo sbarco in Francia del 2013, l'attuale sbarco in Germania, non ci sono confini, lui è pronto ad arrivare ovunque, in Europa e non solo. Di fronte a esempi come questo va da sé che è per, cioè, siamo qui apposta, è chiaro che il cambiamento è tangibile, il negozio fisico continuerà a esistere, tutti lo diciamo, ma non potrà esistere così come l'abbiamo sempre conosciuto, deve necessariamente cambiare, perché questi fenomeni, di cui io vi ho portato solo 2 esempi, non potranno altro che aumentare.